Prima di cominciare il video, un saluto a Mattia Pietrafusi e a Vincenzo Giuca. Oh, hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrew Lincoln in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Come dissi nello scorso episodio, ovvero quello della sala VIP, oggi faremo tutto quanto il capitolo 11. La prima interruzione di Andrew Link del futuro serve a dirvi che io non sapevo che il capitolo 11 fosse più lungo di quello che mi aspettassi. Praticamente, oltre al boss di Robonian, ce ne sono altri 3 più la squadra Blasters, quindi in teoria è la prima metà del capitolo 11. Quindi diciamo che ho fatto solo metà, ecco. Che è successo però? Come appunto dissi sempre nello scorso episodio, ho già fatto 2 missioni perché l'ho fatta in cooperativa online per fare un po' di emblemi rossi. Quindi le facciamo subito, ce le togliamo di torno e poi dopo continuiamo con quelle che ancora non ho fatto. La prima è di sconfiggere 5 yokai spettrali. Praticamente gli amichetti di Dekadama, che si trovano qua su a quanto pare. Qua giù non c'è nessuno, meglio così. 4 yokai spettrali delitti si trovano a Valdoro del passato, signore. E mentre Nihilo... Cosa sei tu? Cavoli, vorrei davvero prenderlo, però ci picchia tutto quanto pieno. Allora, no, questi qui non sono gli spettrali che cerchiamo noi. Sono solo un'esca. Noi cerchiamo quelli grossi. Sì. E mi ricordo che l'unico che veramente mi ha dato fastidio è stato quello grosso, come si chiama? Nomi proprio zero, io. Certe volte mi sfuggono i nomi con una facilità. Però è quello che si difende praticamente. Forse lo troviamo anche subito, lo troviamo, eh. Ok, Pestifero è andato. Molto bene. Chi è? Serpio Scura, via. Questa pure va, via, va giù facile, va giù. Eccola qua, brava. Okay, eccolo qua, lo intercettiamo. No, ci frega lui perché dobbiamo fare il giro. Ma un altro sta dall'altra parte della mappa, che noia. Eccolo, Kattivik. Poi con un nome così famoso, come faccio a non ricordarmelo, dai. Kattivik è un nome che comunque sia esiste da tantissimi anni. È una serie che voi non conoscete sicuramente perché è troppo giovani. C'è qualcuno che si interessa di roba vecchia, però dubito che sul mio canale con quei pochi iscritti qualcuno di voi sia veramente interessato a personaggi di tanti anni fa. Gli yokai spettrali tipo Serpio Scura non sono tanto difficili da sconfiggere. Il problema è quando si equalizzano con lo yokai spettrale d'elite. Lì davvero iniziano a fare un sacco di danni. Anche Scortella se n'è andata. È rimasto solo Nihilo, che sta comunque sia su alla scuola. Eccoci alla scuola. Se non sbaglio ci riaspettano loro 4 più Nihilo, se non ricordo male. Sì, infatti sì. Ma Scortella ci vuole abbracciare? Che poi il suo nome significa scortese. Quindi Scortella in italiano rende male. Pestifero mi sta sulle scatole proprio. Cioè, a prescindere. Boh, non è per il nome, ma proprio perché lui è brutto proprio. Quando lo vedi fai... Perché non capisci. Sì, dai, andiamo avanti. Dai, su. Eccolo qua, a te subito. A lui subito perché è difficile da mandare giù, non va. Lui Kattivik è impossibile da mandare giù. Ecco, sta lì come il duce. E dai, confondo, non mi interessa, mi prendo l'incanto. E te ne vai anche tu. Perfetto. E ora, manca solo Nihilo. Dove sei Nihilo? Abbiamo perso di nuovo, siete davvero forti, grazie. Eccolo. Che fa? Salta! Ehi! Mi hai fatto sprecare l'attacco. Ui. Abbiamo fatto, abbiamo sconfitto i fantasmi. I yokai spettrali? D'elite? Sto per chiamarli fantasmi spettrali. In effetti è un po'.
la stessa cosa, un fantasma spettrale. Continuiamo quindi con bellezze e blasters. Ci sono Kyuubi e le sue amichette. Però il testo che fra poco ci dirà è un po' strano. Molto strano, perché io l'ho ribadito più volte, quel concetto, quel semplicissimo concetto. La squadra di quella volpe Yokai 9 Code ci ha lanciato una sfida. Attenzione. A parte Kyuubi, tutti i membri sono femmine. No! Sono sempre io, Andrea Link del futuro, che intervengo una seconda volta per dirvi che a quanto pare nel 2015 The Level 5 ha detto che Kyuubi è diventato un maschio, nonostante nell'anime italiano, americano e soprattutto giapponese Kyuubi è femmina e si può trasformare sia in maschi che femmine, però lo yokai è femmina. Strana cosa, nel 2015 è diventato maschio. Non so perché, non chiedetelo a me, chiedetelo alla Level 5. Quindi se qualche volta dirò ancora che è femmina durante il video, conta quello che sto dicendo ora e non quello che dirò dopo, ok? Ok, entriamo e sconfiggiamo tutte quante quelle bellezze e blasters. Perché poi Kyuubi è a capo di una banda di femmine? Perché un maschio dovrebbe comandare su delle femmine? Non ha senso, non ha senso, no? Ragionate un attimo. Non capisco perché dovrebbero fare Kyuubi maschio, no? Vai, due prese insieme e via. È rimasta solo Kyuubi, è rimasta. Mi farete lo sapere che fa brum brum. E anche Kyuubi se n'è andata. Ora. Cosa? Eri cosa, Eri? Ai ai ai. Ora dovrebbe esserci Vedenotto. E Vedenotto sì, è maschio. È un ragazzo che è stato ucciso da Felimonio. E poi la sua storia comunque sia, se la trovate facilmente sulla Wikia. Attenzione però, perché non mi fa skippare questa scena? Deve essere importante allora. Ah, rango 11! Ah! Che bello. Quindi la stessa cosa succederà con Vedenotto ora che lo andiamo a sfidare? Affronta i serpenti di Vedenotto, la squadra dei serpenti di rango S guidata da Vedenotto, l'eroe dei bimbi. Beh, anche lui diciamo che era un bimbo quando è morto, quindi ci sta. Anche se non penso che i serpenti piacciono molto ai bambini. Sì, tu vedi un serpente, quello lì che strisce, ok, però... Insomma. Non è che i serpenti piacciono molto ai bambini, O almeno così credo. A me non piacciono a prescindere, proprio, viscidi. Traspec, di fronte al museo. Ah, aiuto! Che succede qua? Arrivo, mezzo dopo compaiono. Ma c'è Velo Rapido che ci sfida. Sì, però quanti? Qualcun altro? Vabbè, Buhu che fa l'incanto, se ne va. Bravo. C'è anche Draghetto. Dovrebbe essere l'ultimo Voladome. È l'ultimo. Vi aspettavo, sfidanti. Ok, entriamo allora. Ok, accompagni Blasters. Meno chiacchiere, più fatti. C'è anche... Oh, c'è Vedenombra. Ma i serpenti? Questo è un drago, cacchierola. Quale serpente? È un bellissimo drago, Majestic Dragon. Dai, facciamoli fuori subito. Drago reale è andato. Voi pensate agli altri. Alla mucca mumu ci penso io. Oppure no? La mucca mumuglia. Dai, che è andato anche Vedenotto. Eccolo qua. Allora è finita? Sì, è finita, caro mio. Ora, vorrei anche reclutare Jibanyan S, Komasan S e Komajiro S, ma non riesco a reclutarli ancora. Li ho sfidati un paio di volte, ma niente. A parte che sono difficili, comunque sia.
sono di livello basso, ma a me non hanno da far paura. Sì, sono sempre io, Andrew Link del futuro. Sono riuscito a reclutare con Majiro S, quindi uno ce l'ho fatta, yeah. E ancora non mi vogliono entrare in squadra, quindi ci riprovo. Fino a che non arrivano. Ah, questo però mi ha fatto saltare lì. Ricevuto! Quindi Benotto non è... Ah, perché questo è Cricca dei Gatti Rossi, certo. Abbiamo mira al generale Polpanime. Ah sì, l'ho fatta anche questa. In realtà questa l'ho fatta, ora mi ricordo, sempre in cooperativa, però ancora non l'avevo sbloccata. Facciamo anche questi due allora. Come ho detto, farò tutto quanto il capitolo oggi. Perché almeno ci diamo una bella mossa ad arrivare al capitolo del coniglio lunare, che è quello più bello secondo me. Oh, rinforzi, grazie, davvero utile. Saremmo stati spacciati se non foste arrivati voi. Davvero? Mi serve il vostro aiuto per battere l'esercito degli spiritossi. No. Ma io voglio bene agli spiritossi. Ah, devo sconfiggere 10 nemici, va bene. Perfetto, uno è andato, sconfiggiamone altri 9. Vai, in mezzo alla mischia. Eccoti qui. Qua non abbiamo ancora finito. Oh mio Dio, i più forti. Resistofante, ti prendi un bel po' di danni ora, eh. Accidenti, è forte. Ah, però, picchiano anche, eh. Aspetta che mi carico l'energy, Max. Però non te lo scarico addosso. No, no, con te non vale la pena scaricare l'energy, Max. Hai perso oramai. Oh my Wamu. Shinderu. Nani? Bene, anche Corocchio è andato. Ne è rimasto solo uno. Sedorian, brava. Ricarica lui. Eccolo qua, Leo forte. Beh, tanto forte non è, perché comunque si va giù molto velocemente, eh. Però le lotte sono difficili. Non sono facili per niente, eh. Più che altro sono lunghe, perché non finiscono mai. Quelli sempre con la difesa. Una seccatura. Andiamo dritti dal generale, pure. La Peppa. Ce l'avete fatta ad arrivare. Ora combatterete contro di me. Bene. Proprio quello che vogliamo. Cosa? Sono morto? Mai. Non potete sconfiggermi. Curami, Sedornian. Brava. No, non mi è curato. Aspetta, mangio un onigiri. Ma sforbi. Oh mio Dio, mangio pure quest'altro. Mangio tutto. Oh mio Dio, ragazzi, che casotto. Che casotto. Energimax, qualcosa colpirà? Non ha colpito nulla. Dov'è? Bella raga, cosa? Io scappo, ho paura. Vai, io ti colpo da lontano. Sono un codardo. È fatto apposta il blaster per colpire da lontano. Aiuto! Ho paura. A parte che i miei compagni sono carichi, quindi posso concentrarmi un pochino più su di te e poi colpire da lontano. E quando mi ricarico vengo da te. Aiuto. Oh, grande. E vai, è andato. Yeah. Ah, che bello. Non mi arrenderò mai. Invece sì, perché tu sei perso. Hai perso. Sei perso, non conta. A Polpanime mi piace la panna, mentre ai spiritossi la crema. Buona la crema. La panna fa solo ingrassare. Invece la crema fa ingrassare, ma è anche più buona della panna. Insomma, voglio dire, eh. Attenzione però. Siamo tornati, miau. Che bello vedere ognuno di voi dare il massimo. Ragazzi, si mette male. Che succede, ti rispecchio? Sembra che Robagnan 28 sia fuori controllo nel futuro. Cosa? Che cosa è Robagnan 28? E perché mai? Pare si sia lasciato prendere un po' troppo da quella battaglia con panna soffiata. Sembra che qualcosa sia andato storto. Un po' troppo entusiasmo, che strana ragione. Tra l'altro sembra che non sia l'unico ad aver perso il senno. Tutti gli Yokai Robot sono impazziti. Sembrano rivolto qualcosa del genere. Sicuramente è Skynet. Terminator l'aveva predetto. Per mille giravolte è terribile. Beh, sarà il caso di andare nel futuro a scoprire che succede. Già, ma prima un'altra battaglia nel passato. Tu non te l'aspettavi, io sì invece.
Allora, siete qui per dare una mano? Vi ringrazio. Prego. Gli spettatori saranno distrutti se non... peggio. Insieme possiamo battere l'esercito delle polpanime. Bene, andiamo allora. Che aspettiamo? La, la carrozza? La cavalleria? Ah! Blaster! Maledetto! Oh! E tu? Mucho macho anche se ne può andare, eh. Se permetti, dai. Dov'è? Mi fa scappa? E ci manca pure che scappasse. Ah, c'è ancora un nemico qua da sconfiggere. Comparso. Ancora tu. Perché tu sei rimasto qui da solo? Che ti è successo? Ora tocca al leader. Però ha tanti amichetti lì ad aiutarlo. Io avrei un po' di paura. Io faccio toccate e fuga, eh. Eccolo. Fuga, fuga, fuga. E invece no. È tutto finto. E ora non è vero niente. Scappo. Eccomi. Accidenti ragazzi, sono duri però, eh. Non sono affatto facili. Dov'è Osapion? Tieni duro Osapion. Eccolo Energy Max che farà male un po' a tutti. E raga Batrax che si difende però. Eccolo che sta anche per cedere. Mannaggia e basta. Ma cosa ci vediamo? Non ci vediamo proprio. La bomba. Ho perso, ma non posso accettarlo. E invece accettalo. Nelle brioche ci vuole la crema. Su questo ti do pienamente ragione, raga Batrax. Però per il canale devo andare avanti comunque sia. Per il gioco, per il canale, per la vita. E ora Robonian 28 ci aspetta del futuro per andare a fargli un mazzo così. Attenzione. Oh, ehi, non mi fare scherzi, eh? Certo che i blasters sono dei tipi interessanti. Quindi ecco, vorrei tanto unirmi a voi. È una cosa automatica, perché se non è una cosa automatica io... wow, impazzisco. Potrebbe funzionare, ma non sei troppo impegnato come generale? Ah, non preoccupatevi di questo. Piacere di conoscervi. Ragabatrax. Non è che lo rinomino, però voglio vedere i soprannomi. Abbiamo Ranello, Lorrana, Verdibio, Splash. Poi devo anche vedere perché se è uno yokai che si recluta proprio così di default, allora no. Giusto lo provo così ogni tanto e ok. Se invece è uno yokai che non si recluta proprio, che il gioco non te lo fa reclutare sempre, allora dico cavolo. Ragioniamoci un attimo perché è più interessante in questa maniera. Livello consigliato 60. Robonian 28 si scatena nel futuro. Vai in missione e salva lo Yokai World. Salviamo lo Yokai World del futuro. E va bene allora. Io sono carico. Però potrebbe farci accidenti. Eccoli qua che già si vanno in difesa. Ma perché 3 contro di me? Ragazzi, se ci concentrassimo tutti quanti su uno, sarebbe più facile, lo sapete? Faremo un lavoretto più veloce. E invece no. La bomba me la tengo. Beh, oh, uno è andato, ma solo uno? O erano due già? Ok, ora ci sono... ah, ora un po' tutti arrivano, eh? Bene, bene. Sì, infatti tutti quanti gli yokai robot sono in rivolta, quindi è giusto che arrivino un po' tutti, eh. Overian però che se ne va con un attimo. Raga, Batrax c'ha molta più difesa, sarebbe meglio. Forse per questa missione più che la forza ci serviva la difesa, eh. Anche se loro si difendono molto, quindi sarebbe un po' assurda come affermazione. Finalmente ci siamo liberati dei robot impazziti. Mancherebbe l'ultimo. Ma dov'è Robonian 28? Avete sentito? Cosa? Che arriva ora?
Allarme apertura portellone. Allarme apertura portellone. Romanian 28. Reazione! Ma quanto è grosso? Ciao. Ok, blocco visuale. Ragazzi, è un po' grosso o sbaglio? Ah, aiuto! No, non mi ha fatto nulla veramente, eh. Wow, con un attacco solo! No, dietro no, dietro no, dietro no! Ma dai, mi sta facendo secco! A quanto pare mi sono accorto di non aver registrato l'audio, quindi ve lo dico un'altra volta. Il boss Robonian 28 è quasi impossibile da affrontare, nel senso che se tu ci vai con una squadra che stai a 90, in 10 secondi lo fai fuori. Se ci vai con una squadra tutti quanti a 60, come la mia, che poi non è neanche tanto male, perché un curatore, se non hai, se non hai trovato Senilfior, se non hai curatori migliori, che fai? Vai con Sidorian al livello 60, Usapion con chip invasore, Ragabatrax al 60 che ha una difesa impossibile da scalfire, e Shibanyan B al 60 anche lui, livello oltretutto richiesto, consigliato per la missione. Robonian 28 è lo yokai scriptato peggio di questo gioco. I suoi attacchi sono troppo precisi. Voi direte, ma Andre Link, quello è un robot. È normale che fa gli attacchi precisi, ha la ricerca di calore, tutte queste cose qui. Va benissimo. Ma tu non mi puoi fare che io, appena mi avvicino a lui, lui ti spara un raggio laser da un colpo e muori. Praticamente lui ha un attacco, il raggio laser, cannone da distruzione, non mi ricordo come si chiama, che è da un solo colpo e crepi. Shibanyan quanta vita c'ha? 249 e difesa 103 e non riesco a fargli e non riesco a sopravvivere a un attacco? Porca miseria, è impossibile. Poi quando fa la ricerca, quella che ti spara i missili, ti trova subito. Ti trova anche due volte, ti trova, cioè tu, se tu scappi la prima volta ti trova anche la seconda. Poi, che succede? Quando tu devi andare ad attivare le centraline per l'attacco voltaico, per farlo un attimo destabilizzare, ti attacca lì con le zampate. Oh, ma stiamo scherzando? È troppo preciso. Secondo me, difficile come questo non c'è. Ho visto chi ha affrontato già Zampe Rosse e Omai, ho visto... Sono molto più facili quelli che no uno yokai del genere. Io non lo so, ragazzi. Io tutti quanti a 60 c'ho. A parte, vabbè, Sidorian che sta quasi a 60, ci manca davvero poco. Ma ragazzi, sono yokai fortissimi. Addirittura, guarda, Usapion con 525 di vita e 258 di difesa, quasi lo shottava il suo attacco. È impossibile una cosa del genere. Ragabatrax pure, abbastanza forte. Poi vabbè, Sidorian che è la curatrice, che cura da far paura.
Ma ragazzi, davvero stiamo scherzando? Robonian 28 secondo me è lo yokai più scriptato peggio del gioco. Non è semplice difficoltà. Proprio sfiora il ridicolo la cosa. Boh, io non so che altro dirvi. Comunque sia, io non so quando caricherò il prossimo video, perché pensavo addirittura che questo era la fine del capitolo 11. Invece no! La sorpresa è che una volta sconfitto Robonian, ti arriva il sergente Quadro con la squadra leggendaria. E tu devi sconfiggere la sua squadra per avanzare. Poi ci sono Gattiva, Kabukio e anche Imagino. Sì, Valdoro Centro. E Imagino a 75. Tu dici, è un po' difficile, perché poi grindare diventa molto più difficile in questo gioco. Una volta raggiunto un certo livello, diventa davvero davvero difficilissimo. A meno che non sei un pro, trovi nella slot kai yokai assurdamente buoni, forti, allora puoi andare avanti tranquillo, se no la cosa diventa davvero insostenibile. Devi perderci un sacco di tempo, tempo che io non ho se voglio caricare il video. Giustamente però la level 5 dice, a me che me ne frega. Per carità, a te non deve fregare niente, però vuoi mettere il sistema di grinding un pochino più easy? Boh, non lo so, sinceramente non so cosa dirvi. Comunque sia, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Vi ricordo come sempre di dare un'occhiata in descrizione per le pagine Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!